cari amici di Canale 87 TV e di Lepre Gruppo Web TV, oggi vi vogliamo raccontare di quello che è stato in questi giorni un miracolo all'italiana, cioè la realizzazione del ponte di Genova, per intenderci in sostituzione dell'ex ponte Morandi che tanto male ha fatto anche tra le altre cose alla Campania, perché sono morti tanti nostri giovani, tra cui voglio ricordare Gianni Battiloro, che conoscevo personalmente. Ebbene, vi voglio dire che in effetti questa realizzazione è la dimostrazione che quando noi vogliamo fare le cose, quando non ci si mette di mezzo, come dire, la burocrazia, andiamo avanti bene. E quindi noi in questo periodo abbiamo bisogno proprio di questo. Io rammento che in effetti l'idea della nuova realizzazione o la progettazione del nuovo ponte di Genova è stato dell'architetto Piano, quindi uno dei massimi architetti al mondo, non soltanto del nostro paese. Ma l'opera è stata realizzata da Fincantieri, una industria eccezionale, un vanto per il nostro paese, tant'è che praticamente ha dislocazioni in tutto il mondo e praticamente si fa valere in tutto il mondo. Ma come dicevo, in effetti è stata messa, nel caso specifico, da parte la burocrazia, tant'è che praticamente in una intervista di pochi giorni fa a Rete4 è intervenuto ma solo l'AD di Fincantieri, il quale ha detto: noi siamo stati l'Italia del fare, e che praticamente lui ha dato la dimostrazione che in effetti in Italia ci sappiamo fare. Questo che cosa significa? Che in effetti noi dobbiamo andare avanti, l'Italia deve andare avanti per la sua strada, deve mettere da parte la burocrazia, il cancro della nostra economia. Ebbene, solo così possiamo uscire da questa situazione di tragedia economica, perché attenzione, noi siamo in una tragedia economica. Io rammento che praticamente Fitch, l'agenzia di valutazione del rischio dei paesi, praticamente ha ancora di più declassata l'Italia, che era BBB, oggi a BBB meno, per fortunamente con un rating stabile, cioè con una proiezione stabile e non ulteriormente a ribasso. Quindi c'è bisogno, come detto, che noi dobbiamo dare la prova che ci sappiamo fare, come abbiamo dimostrato di saper fare a Genova. Ma per tutto questo, come detto, i politici devono intervenire in modo energico, quindi a loro volta devono finire di litigare tra di loro. C'è bisogno praticamente di un'Italia anche nella politica, di un'Italia del fare. Attenzione, un'Italia del fare non significa che poi il Presidente del Consiglio si mette e dice: decido tutto io, tant'è che purtroppo tutti i provvedimenti, io dico purtroppo perché noi siamo un paese democratico, quindi dicevo purtroppo tutti i provvedimenti non stanno passando attraverso il Parlamento, quindi non si sente la voce dell'opposizione, ma addirittura io poi dico non si sente a volte neanche la voce della stessa maggioranza, perché molte volte il Presidente del Consiglio decide tutto lui. È un momento difficile, c'è bisogno di una coesione nazionale, quindi praticamente di investire responsabilmente tutte praticamente le componenti della nostra politica, destra, sinistra, centro-est e quant'altro. Quindi
Ma soprattutto poi, ripeto, noi stiamo dimostrando di saperci fare, l'ha dimostrato il Ponte di Genova e quindi i politici devono mettere da parte la burocrazia per poter far finalmente riavviare la baracca Italia. Che purtroppo dobbiamo dire, nel caso non dovesse riavviarsi, saremmo praticamente alla catastrofe economica.